Direttore della biblioteca di Formello. Sì. Allora, buonasera, benvenuti. Aspetta, aspetta, ricominciare a capo. Pronti? Aspetta, parlo io, ti passo la parola. 3, 2, 1. Siamo a Formello e sta per iniziare la conferenza sulla... presentazione del libro. Aspetta, tu me lo copri il libro. Ricomincia da capo. Scusa, abbiamo messo a posto. Io qua sto continuando a registrare, poi si taglia al limite. Vabbè, dai. Allora, siamo a Formello, sta per ricominciare la conferenza sulla arma letale, ovvero cambiale sociale. Abbiamo con noi il direttore della biblioteca di Formello, Silvia Zanini, che ci porta un saluto da parte del comune. Sì, buonasera, benvenuti, è veramente un piacere avervi qui. È la prima volta che in questa sala facciamo una presentazione. Questa stanza, questo primo piano della biblioteca è stato inaugurato il 24 maggio di quest'anno. È tutto frutto di donazioni, tutto quello che vedete è stato donato da cittadini, mecenati e amici. Questa sala è la più importante, è intitolata Gianni Buonagura, qui c'è il suo ritratto, è un attore, doppiatore famoso, abita a Loggiata e alla tenera età dei suoi 90 anni ha deciso di regalare tutta la sua biblioteca privata. Quindi l'abbiamo collocata qui insieme alle librerie di casa sua e in parte alcuni altri libri si trovano nella stanza in fondo, che è intitolata invece a Catamo, che è un professore che si è dedicato allo studio degli orologi solari delle meridiane, in particolare la meridiana di Formello, che si trova nella chiesa di San Lorenzo. È una delle rarissime meridiane solari che sono presenti nella nostra regione. E oggi siamo ben felici di ospitare Orazio Fergnani, nostro concittadino, che ci parlerà di un tema molto attuale, molto interessante, con il supporto e l'aiuto degli amici collaboratori, che saluto con grande affetto, visto che insomma, ci troviamo in un ambiente molto amichevole, molto familiare. La dottoressa Giovanna Canzano, che sarà la moderatrice di questo dibattito, il dottor Giorgio Romano Vitali, e il professor Antonio Caracciolo da Seminara. Che è sufficiente Antonio Caracciolo? Purtroppo il sindaco è impegnato in faccende piuttosto complesse, soprattutto, come sapete, dovute all'allerta meteo di questi giorni, e l'assessore Paoli è febbricitante, dunque vi porto veramente il più cordiale saluto delle autorità politiche che ci seguono, come potete immaginare, con molta attenzione, visto che la biblioteca è stata recentemente raddoppiata. Come vi dicevo, il nostro regalo normalmente è un segno, diciamo, simbolico, un omaggio simbolico. C'è un libro su Formello che è stato pubblicato dall'amministrazione qualche anno fa e che racconta la storia, l'arte, le bellezze, insomma, del nostro territorio, che di solito diamo all'autore, allo scrittore che ci onora della sua presenza. Grazie. Quindi Orazio Fergnani, grazie mille. Un regalo da parte appunto dell'amministrazione questo libro. E allora vi lascio. grazie, questo andrà a arricchire la nostra, insomma, modesta raccolta libraria. Grazie. Buon lavoro, io naturalmente vi seguo a distanza. Grazie. Bene, allora noi oggi presentiamo il libro, ecco qua, questo, che è un libro scritto da Orazio Fergnani, con la collaborazione, vedo dentro, l'aiuto di Giorgio Vitali, Enrico Bianchi, Giuseppe Turrisi, Roberto Ficini, che ti hanno in qualche modo aiutato, però diciamo, sì, l'idea è hanno contribuito in varia forma, in varia partecipazione. Come vediamo è un libro ricco di monete. Foto di tutte le banconote della lira a partire dagli anni, dall'inizio del Novecento. E allora, la parola poi anche diamo, da altre foto di banconote di varie provenienze, di varie nazionalità, che comunque hanno una funzione di didattica, perché poi vedremo eventualmente di portare avanti un discorso specifico di analisi delle banconote. Bene, allora la parola abbiamo prima, chi doveva parlare per primo? Giorgio, doveva fare qualche introduzione, Antonio? Io direi che dobbiamo dare la parola al professore, perché l'accademico è il professore inizia, però utilizza il mezzo. Ma io quello che posso offrirvi, va bene,
offrirvi alcune riflessioni che non hanno nessun carattere di originalità, e può anche che siano pure banali, ma se servono per dare poi spunto a voi per maggiori riflessioni, allora forse avrò fatto una cosa utile. Noi qui trattiamo di temi economici, giusto? Sì. Sociali e economici. Io devo dire che, insomma, un po' di economia io l'ho studiato in studi universitari, c'erano qualche 8-10 esami di economia che li ho superati molto dignitosamente, insomma, ecco, scienza della finanza, politica economica, economia, insomma gli esami fondamentali che si fanno lì a scienze politiche. E tra l'altro, per stare qui al tema della moneta, io sono stato allievo di Paolo Baffi, che all'epoca era non ancora governatore della Banca d'Italia, ma direttore generale della Banca d'Italia, e mi faceva fare delle levatacce la mattina, perché lui era uno dei pochi che faceva, forse l'unico, che faceva lezione alle 8 di mattina, perché poi alle 9 se ne andava a lavorare in banca, all'ufficio studi. E diciamo, è stata un'esperienza per me quella interessante. Io ero uno studente stranissimo, che siccome aveva bisogno del contatto umano con il docente, non mi bastava stare a casa, studiare su più libri e andare a fare gli esami. E allora io mi alzavo la mattina, anche per essere lì alle 8, mi seguivo 4-5 ore tutte le lezioni, tutti i docenti, con cui poi avevo anche rapporti cordiali, personali, e poi il pomeriggio me ne stavo a casa a studiare, perché se no come mi preparavo per gli esami. E quindi ricordo tra i docenti di economia Paolo Baffi, che di cui tra l'altro poi superai l'esame e mi diede il 30, la lode e perfino la dedica sul libro che ci aveva prima regalato. Io ricordo Giuseppe Palomba, che era basta, non mi faccio l'elenco di tutti quanti i miei docenti, ma questo per dirvi che mi sono applicato, diciamo, con intensità allo studio dell'economia in quegli anni, però io già allora e anche adesso io non credo all'economia come scienza. Non ci credo perché penso che ci sia a monte innanzitutto la politica. Per dire che non è scienza, adesso posso ricordare che le definizioni che dava Benedetto Croce nella scienza della logica, no? Dove tratta il concetto puro, eccetera, e poi introduce tutte quelle che sono le pseudoscienze, no? Queste le empirie. Credo che forse che per lui l'economia entra in questa nozione di una pseudoscienza. E quindi, se non è una scienza, come dobbiamo noi considerare tutti questi economisti che dalla sera alla mattina e ci dicono come si devono aggiustare, come noi possiamo uscire fuori dalla disoccupazione, dalla sofferenza, dall'indigenza? Non credo. Ma chi è che tiene il tempo qui? Perché io non vorrei. Vai tranquillo, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Io non credo che ci siano delle leggi poi oggettive dell'economia che occorra rispettare, no? Perché poi la prosperità ritorna. A monte c'è sempre una decisione politica che dice quale deve essere il sistema politico, il sistema economico per quello che riguarda l'economia, e poi ci sono i tecnici, i ragionieri, i contabili, no? I quali hanno un compito, no? Di far quadrare le cose, e loro fanno quello che il politico detta. E noi sentiamo dalla mattina alla sera anche politici di primo calibro, no? No? Ma bisogna sentire i mercati, ma bisogna vedere come lì, se ci fosse una oggettività dei mercati, della finanza. E noi non dobbiamo governare quei fenomeni, ma quei fenomeni, come una entità trascendente, sono loro che governano noi,
e noi dobbiamo cercare di non dispiacere a queste divinità occulte, che manco hanno un nome, perché finché non so le divinità antiche, prima abbiamo parlato di Priapo, non manca quello. Priapo aveva una bella consistenza, perché erano questi, fisica, questi qui, questi non hanno manco un nome e cognome, perché quando si parla di mercato, in definitiva, che cosa si parla di una relazione, domanda e offerta di legge, quindi non è possibile manco l'antropomorfizzazione. E questo e quindi sono loro lì. Ma non è che però quando si dice mercati, che in realtà dietro a questa logica, questa teoria dei mercati, dietro non ci sia una classe politica, un ceto politico che indirizza in questa direzione. Giorno dopo giorno. Ed è questo mondo che non ha la pubblicità, chiamiamolo il mondo occulto della finanza, che poi mette i nostri politici, li mette al governo, perché direi che il dramma della nostra epoca è che i finanzieri non vanno al governo, ma mettono i politici al governo perché ne seguono i dettami. E io qui in un primo giro mi fermerei per dire che voi che in economia siete più addentro di me, soprattutto come discepoli di Auriti, cioè che seguite tutti questi fenomeni qui della moneta, se almeno fino a questo punto, come dire, mi fate superare l'esame, insomma. Tranquillo. Io vi passo qui. Allora adesso la parola, sì. Scusate se mi intrometto, ecco la parola a Giorgio Vitali. Allora, col permesso dell'amica dottoressa Giovanna Canzano, io inizierei una discussione che richiederà un po' di tempo, più che discussione una lettura di alcuni testi piuttosto importanti, che richiederà un po' di tempo, però questi testi sono importantissimi e fondamentali. La prima cosa che voglio far vedere è questo strano oggetto. Vediamo se ci azzecchi. Coriandolo. Bravo. La frase attuale è coriandolo, ma prima cos'erano? Questi sono coriandoli. Se noi andiamo a leggere quello che c'è scritto sopra, leggiamo che sono coriandoli fatti con banconote da 200 euro. Questi, la quantità di coriandoli corrispondono a una quantità di banconote da 200 euro pari a, come è scritto qui, a un valore di 140.000 euro. Erano 140.000 euro, adesso sono per i coglioni che pigliavano, noi compresi, questi fogli di carta. Allora uno dice, ma perché li hanno messi qui? Li hanno messi qui perché non contano niente, perché non valgono assolutamente nulla. Se fossero stati un valore reale, non li avrebbero ridotti a coriandoli e non li avrebbero messi qui. Questi sono regali che abitualmente la Banca d'Italia fa agli amici, ai visitatori, eccetera. Ecco qua. Chiaro. Se questo qui fosse stato moneta reale, cioè pezzi d'oro, d'argento, di bronzo, di rame, di piombo, non li mettevano qui, se li tenevano. Ecco dov'è la sostanziale differenza tra la banconota e la moneta reale. Poi per di più dobbiamo dire che la banconota aveva un valore quando aveva come fondamento la moneta reale, nel momento che l'identità aurea, ma chiamala come vuoi, aveva un fondamento di qualcosa di consistente, di tangibile, di ponderabile. Nel momento in cui non ce l'ha più, la banconota non vale assolutamente nulla. Queste cose noi le diciamo perché è bene che questi concetti vengano sistematicamente ripetuti, soprattutto nei confronti delle persone che intendono non capirlo questo discorso. Allora,
perché è importante, e noi ci rivolgiamo qui ai soliti nostri amici che si seguono sui nostri siti e di internet, perché è importante questo concetto? E ricordarlo soprattutto. Perché, come ha detto Auriti, il valore di questi fogli di carta è legato al fatto che c'è della gente che prende questi fogli di carta e gli dà valore. Quindi la vera proprietà è di chi gestisce questi fogli di carta. Spiego meglio, qui c'è un tale che ha pensato bene di scrivere su questo foglietto, no? Che è, diciamo, l'etichetta di questo mattoncino, che l'equivalente è di 140.000 euro. Qualora ci fosse qualcuno che con credulità veramente religiosa, direi cristiana, credesse a questo, così con la stessa intensità di fede con cui si crede all'ostia, soprattutto a quelle ostie che davano, hai capito, nel lago di Vico, lì, quelle lì, poi stai attento a non aprire perché sono dolori. Allora, mi viene un po' da dire, qualora ci fosse qualcuno che lo credesse, io sono profeta, io sono a favore della ragione, con la R maggiù. Sì, ma loro dicono, saresti blasfemo, secondo il... Ma non nei confronti, ognuno è blasfemo nei confronti della propria religione. Siccome io non ho mai imprecato contro il Dio Priapo, colgo l'occasione per dire che non sono mai blasfemo. Allora, questo qui vale per uno che mi prende per buono, no? Per un ipotetico emulo della regina d'Inghilterra che si diverte a fare i puzzle, no? Allora io vado dalla regina d'Inghilterra e dico: ti vuoi divertire? Ti regalo 140.000 euro, no? Visto che loro poi non li utilizzano. Allora, spero di essere stato da questo punto chiaro. Allora, poiché a sostegno di quello che dice l'amico professor Caracciolo abbiamo alcune cose da dire documentandole, la prima documentazione, i nostri amici, quelli che ci seguono sui nostri video, sanno che noi facciamo riferimento a una rivista eccezionale che ovviamente, siccome era eccezionale e validissima, e ovviamente l'hanno fatta chiudere, si tratta dell'Italia Settimanale. Allora, in questo numero qui, che ripeto è del 9 marzo 1994, guardate un po' che cosa c'è scritto. Oh, no, è avvenuto puntualmente. Sono passati 20 anni. Esattamente. 20 anni fa si dicevano queste cose. Esattamente. E guardate un po' chi c'è. La destra economica, cioè la finanza internazionale, chi sostiene? Sostiene il PDS. Quando diciamo che il PD, il Partito Catto Comunista, è completamente asservito alla finanza internazionale, veniva scritto nel lontano 1994 da un articolista che se ne intendeva. Tant'è vero che di qua che cosa vediamo? La faccia ineffabile di un buon uomo, una bravissima persona, alle quali si possono veramente ascrivere una milionata di cadaveri come minimo, no? George Soros è l'operatore principale di certe operazioni. Condannato a morte nelle Filippine, non ce lo ricordo. Condannato a morte nel Tribunale Internazionale dell'Indonesia. Ah, Indonesia. Che è l'unico tribunale libero e indipendente che c'è nel mondo. George Soros e gli speculatori internazionali il 27 marzo votano sinistra. Occhetto, benedetto dalla City di Londra, ha dentro di sé una nuova triade, ha dietro di sé una nuova triade, De Benedetti, Visentini, Benetton. Inutile che io continui a dire queste cose, perché quello che mi interessava di dire è che è stato pubblicato nel lontano 1994, sono passati 20 anni e gli italiani ancora devono aprire gli occhi, le orecchie o quant'altro. Perché anche lì è una questione di apertura. Siccome sappiamo che gli italiani, è vero, sindaco di Roma, hanno delle strane aperture, mi pare anche ovvio che noi facciamo questo riferimento. Ora, o passo lo strumento o vado avanti su un'altra cosa molto importante. Allora,
proprio per presentare quello che noi stiamo dicendo. Questo è l'ultimo numero della prestigiosa rivista diretta dal professor Marco Tarchi dell'Università di Firenze. L'ultimo numero c'è un articolo veramente interessante che si riferisce a un libro scritto da un noto sociologo che si chiama Luciano Gallino, professor Luciano Gallino, il colpo di Stato di banche e governi. Questo è stato stampato da Einaudi a Torino nel 2013, quindi praticamente un anno fa. Prima di leggere alcuni pezzi che sono importantissimi, faccio una piccola interrogazione. La gente dice, ma è possibile che ci sono tutti questi che scrivono, riscrivono, dicono le cose come stanno, hanno una loro, come dire, un gruppo di seguaci, un professore universitario comunque è seguito dai propri studenti, è possibile che sono passati 20 anni, le cose vengono dette, urlate, gridate, dette anche sulla piazza e non si muove niente e nessuno? E questo io direi che è la cosa sulla quale noi dobbiamo maggiormente riflettere. Cioè la fase informativa sicuramente non è completata, ed è vero, ricordiamoci che la rivoluzione francese è scoppiata dopo circa 150 anni di crisi economica e soprattutto di diffusione del pensiero illuminista, però francamente io penso che il sistema informativo della società contemporanea sia un sistema molto più veloce e la gente avrebbe dovuto incominciare a capire qualcosa di più. Allora, leggo alcune parti della presentazione di questo libro nel consigliare ai nostri amici che ci seguono su internet di acquistare questo libro del professor Luciano Gallino. La tesi del libro, che come viene presentata non ammette repliche, secondo Gallino il ciclo negativo in cui è infilato il sistema capitalistico con la crisi dei mutui subprimes scaturisce dal cattivo funzionamento del processo di accumulazione finanziaria che sul finire degli anni 70, ecco qui incominciamo a entrare nella numerosità storica che si avvicina molto anche al fenomeno, no? Al fenomeno della rivoluzione francese. Sono i decenni, prima di far scatenare la rivolta popolare devono passare dei decenni, quindi parla appunto che alla fine degli anni 70 si comincia a delineare il quadro nel quale noi ci troviamo a vivere al momento. Ebbe modo di potenziarsi quale sbocco alla recessione di dimensioni mondiali che colpì il settore manifatturiero. E qui è un'altra piccola considerazione che dobbiamo fare. Il settore manifatturiero doveva andare in recessione per ovvie ragioni, perché tu non puoi vendere una maglia ogni giorno alla persona. O c'hai il compratore che è un noto dandy internazionale che si cambia 20 volte la camicia, ma se tu non crei una società di esteti che passano le giornate fra Cap d'Antibes e che ne so, e le isole Maldive, evidentemente non puoi vendere, come dicevo, una camicia ogni 15 minuti. Quindi la crisi della produzione di carattere industriale, e mi riferisco anche all'industria produttrice delle automobili, all'industria produttrice meccanica, anzi c'è l'industria produttrice meccanica che va contro gli interessi della società, perché man mano che l'industriale acquista la macchina sostituisce l'operaio e l'operaio diventa disoccupato e non può consumare, quindi è una logica che se ci fossero stati, come diceva in precedenza il professor Caracciolo, degli autentici economisti, questi sarebbero intervenuti a favore della società. Siccome questi economisti non esistono, e qui voglio fare una sono confacenti alla finanza internazionale, e non sono economisti, c'è la sua bella direttiva. Sì, non sono economisti, certo, sono gente con un titolo di studio che viene messa al posto giusto per fare quello che gli dicono di fare. Voglio ripetere quelle cose che io ho già detto altre volte, essere
il premio Nobel per l'economia un premio falso, non perché è falso perché danno il premio a degli emeriti delinquenti, ma perché non è il premio Nobel, pochissime lo sanno e noi vogliamo ripeterlo. Dopo l'affermazione del premio Nobel vero, alcune banche del Nord Europa hanno costituito un premio che hanno chiamato premio Nobel. Ma il premio Nobel dell'economia non viene data dalle giurie che danno generalmente il premio Nobel per la letteratura o per quant'altro, o per la scienza. Allora, questo è il primo sostanziale falso che questi personaggi fanno a danno dei cittadini. Quello di chiamare il premio Nobel un premio che non è il premio Nobel. Quindi voi vedete a che punto di falsificazione, no? No, per me equivale, tu fai degli scantonamenti, farò degli scantonamenti, ma gli scantonamenti li dobbiamo fare, perché l'imbecillità umana non ha confini, no? Cosa facevano i crociati quando, tornando dalle crociate, non si portavano dietro il bottino perché la sono presa da altri? Cosa portavano? Le reliquie. Le reliquie. Sempre un bottino era. 31 prepuzzi di Gesù Cristo in Italia. Solo in Italia 31 prepuzzi di Gesù Cristo. Assai a quanto lo vendevano, no? Poi tutti i fedeli che andavano qui vicino, fino a poco tempo fa, a Calcata, c'era in una chiesa uno dei tanti prepuzzi di Gesù Cristo. Alla faccia, noi diciamo, del cardiopio, che ce l'aveva uno solo. E gli bastava. E allora andiamo avanti. Ci dobbiamo un po' divertire. Precisate le responsabilità della politica, perché qui è tutta esclusivamente politica, gestione politica del potere, perché laddove io non posso utilizzare ai fini di potere i vari tribunali inquisitoriali, devo utilizzare un altro mezzo. Il mezzo, in assenza dell'uso delle armi, dell'atomico o di quant'altro, non può che essere l'economia finanziaria, perché è quella che è più facile imporre a chi le subisce. Ovviamente è legato anche allo strapotere bancario, ma lo strapotere bancario a sua volta esiste in quanto esiste un potere politico che permette alle banche di truffare i cittadini, perché se al governo di tutti i paesi non ci fossero dei personaggi che autorizzano le banche a truffare i cittadini, le cose cambierebbero. Ecco perché noi diciamo che la prima è una rivoluzione, la prima da fare è una rivoluzione di carattere politico. Allontani la classe politica di oggi, che esiste nell'Occidente, fortunatamente per noi, ecco perché noi speriamo molto, ex Oriente Lux, no? Esattamente. E, appunto, ex Oriente Lux, speriamo dall'Oriente, dove effettivamente la casta finanziaria ancora non comanda e sicuramente non comanderà mai più. L'allontanamento della classe politica servita al potere finanziario permetterebbe di mettere al posto di questi cialtroni una classe politica seria che comincerebbe col nazionalizzare le banche centrali. Dopodiché di cascata vengono nazionalizzate tutte le altre banche. Come era fino al 1992. Esattamente, quindi noi abbiamo vissuto perfettamente in questa situazione, la conosciamo, e concludiamo la prima parte del mio intervento con alcune altre considerazioni. Allora, precisate le responsabilità della politica che ha favorito con il suo comportamento il dissesto sociale ed economico della nostra epoca, con buona pace di chi ancora crede che la categorizzazione in sinistra e destra esprima reali differenze ideologiche su cui fondare progetti alternativi. Gallino affronta la crisi abbattutasi sulla società più opulenta del pianeta, rimarcando il giudizio negativo sulla scuola economica neoclassica, ispiratrice delle ricette liberiste odierne. A questo indirizzo imputa la colpa di aver diffuso
l'illusione dura a morire che il mercato economico, libero da regole, sia in grado, per virtù naturali ma ben chiarite dai suoi sostenitori, di riequilibrarsi fino a riassorbire i danni prodotti da un eccesso di finanziarizzazione dell'economia, causa prima degli attuali squilibri, e non esita a scrivere che il sistema capitalistico moderno non solo non si autoregola affatto, ma contiene al proprio interno pulsioni distruttive responsabili di fattori di instabilità reiterati nel tempo che hanno prodotto un solco ancora più profondo tra ricchi e poveri. E io concluderei, perché ovviamente il commento a questo libro è molto lungo, se scappa tempo ne riparleremo. Mi voglio semplicemente limitare ad un'ultima considerazione, perché è piuttosto importante. Se noi non risaliamo alle origini dei concetti liberistici, non riusciamo a capire che cosa significa il riferimento ai mercati. Il riferimento al mercato, a che cosa si riferisce? Quando tu parli con le persone, parli con gli studenti, studentelli universitari, dici, ma il mercato di chi è? Il mercato è di tua madre, insomma, praticamente. Allora, alcuni studiosi occidentali, frequentando i mercati del Medio Oriente, quando i viaggi erano, no, favoriti, no? Quindi parliamo del 700, siamo nell'ambiente illuministico, notarono che i mercati di quartiere, no? No? nelle varie popolosissime città del vicino e del lontano oriente, erano mercati che si equilibravano tra di loro, perché uno vendeva patate, ma magari le patate non ce l'avevano, vendeva fichi secchi, no? A un certo prezzo, quello che aveva la bancarella a 5 metri di distanza, che li vendeva al doppio del prezzo, doveva equilibrare i prezzi e vendere anche lui il fico secco. Questo è il mercato. Quindi è una concezione del mercato che risale al 1600 e che viene imposta con la stessa mentalità con cui oggi si pretende di imporre una mentalità ai cittadini del 2000, come fosse ai tempi in cui è nato il cristianesimo. È la stessa cosa. Il mercato che si autoregolamenta è il mercato di quartiere, e quello è l'unico mercato che si riequilibra sulla base dei prezzi che il mercante constata, no, essere utilizzati dal suo concorrente. Gli altri non esistono, non esiste il mercato, esiste una imposizione, come ha detto prima di me il professor Caracciolo, di forze politiche che ritengono di attribuire dei prezzi a qualcosa assolutamente assurdo, inesistente. Come avevo detto prima, fanno valere per moneta sonante dei coriandoli, eccoli qua. Ok? Allora, la parola a Orazio. Allora, mi dispiace purtroppo che il tempo inclemente che ha imperversato questi giorni non abbia permesso un'affluenza diciamo dignitosa all'incontro che stiamo tenendo, però noi quello che dovevamo dire lo diciamo ugualmente. Poi giustamente chi ci sta vedendo ci vede su YouTube, sì, per sì, cui su YouTube avrà poi anche un'altra diffusione. Sì, sì. Però la presenza di persona è tutt'altra cosa. Comunque va bene. Allora, per iniziare, diciamo, a entrare nel merito, come vedete il libro è qui e si documenta da solo, già solo con l'immagine. Cioè, questo libro è nient'altro che un breviario, un abbecedario, che serve per chi non ha nessuna competenza di economia monetaria capire quali sono le fondamenta essenziali, quelle vere, non quelle dettate dalla grande finanza internazionale, di uno strumento così diffuso, così largamente diffuso come la banconota e la moneta in generale, che serve per qualunque funzione essenziale, esistenziale, vitale
relazionale, sociale, politica e economica. E quindi il libro è da leggere, ma non perché l'ho scritto io, perché dà informazioni che non trovate da nessuna altra parte, lì la differenza è importante e sostanziale. Queste informazioni non le trovate perché sono esattamente mistificate in qualunque altro libro di economia politica o di economia tu puro, finanziario o monetaria, voi lo andate a cercare, perché quell'economia monetaria, diciamo accademica, come diceva il professore, che nonostante lui sia accademico però si occupa di tutt'altro, di una scienza che ha una sua come filo portante la logica, la razionalità e quindi il procedere per gradi nel divenire della discussione del tema, no? E allora in quel caso lì lui ha ragione a chiamare la sua scienza, mentre invece ha altrettanto ragione a chiamarla non scienza, perché una scienza deve essere razionale, deve essere coerente, non può lasciare ombre di dubbio a secondo del politico che decide una scelta piuttosto che un'altra, e il cameriere del cameriere, che sarebbe l'economista di turno, no? Che lavora per conto del cameriere della grande finanza internazionale, poi deve continuamente cercare di riequilibrare e di riposizionare, dando un senso alla sua azione, cercando di giustificare i suoi errori continui, no? Ultimamente parliamo di Keynes, ormai, no, della rinascita di Keynes, no? Keynes era un emerito cialtrone, un tizio che è dovuto scappare dall'Inghilterra perché è seguito da mandati di cattura, non ce lo scordiamo mai, per truffa ai danni dei suoi clienti, e passa per essere un socialista. Quando è andato, uno legge oggi la biografia di Keynes e trova che è una persona per me, quando invece era un emerito delinquente, che poi abbia successivamente, in fase successiva della sua vita, trovato, diciamo, sicurezza finanziaria all'interno delle accademie americane e poi il collegamento, diciamo, ben preciso e deciso diciamo in un bello scranno accademico e poi anche mediatico da parte delle grandi finanziarie internazionali, questo non è un altro fatto. Ma allora entriamo nel tema. Io qui volevo introdurre appunto il discorso non tanto sull'analisi del libro, perché il libro, diciamo, chiunque può leggerselo, è stato scritto in maniera abbastanza diciamo semplice per essere comprensibile il più possibile, pure se capisco che si tratta di temi abbastanza complessi, e quindi, però ecco, diciamo, la possibilità è, diciamo, abbastanza permessa a tutti. Qui volevo parlare invece del perché del libro. È stato accennato qui varie volte dal professor Caracciolo e anche dall'amico Giorgio che ci sono alcuni, diciamo, spigoli molto acuti che non si riesce a smussare, e cioè entriamo un po' nel merito. Qui c'ho un diagramma che rappresenta un'evoluzione, poi la metteremo anche ovviamente online, un diagramma che rappresenta l'evoluzione del tasso di oro nell'aureo romano, partendo dalla, diciamo, dalla revisione e riforma monetaria fatta da Augusto Ottaviano, il quale nel 8 avanti Cristo, se mi ricordo bene, fece la prima riforma. Perché? Perché c'era un pregresso che lo capirete poi dopo, senza che vado più indietro. Dopodiché, per circa 70 anni, procede in un certo determinato modo, e qui vedete che è una scala, diciamo, ideografica che va sempre in discesa. Cioè parte da un tasso del 100% di oro, fatto da Ottaviano Augusto, per scendere a quasi zero con Claudio. In tutte queste questi picchi che si vedono qua e là sono picchi che rappresentano riforme, cioè che cosa succedeva? Succedeva che un imperatore, allora qui vi ho detto una cosa importante, i truffatori metodici istituzionali nel corso dei secoli sono sempre stati i banchieri, non i cittadini, gli evasori fiscali, quelli che mettono in televisione le campagne con l'evasore fiscale, non è il barista all'angolo o l'imprenditore che ha l'impresa edile,
è la banca, è sempre stata la banca, tutte le banche, è proprio il sistema bancario che è una truffa istituzionalizzata. Basta pensare oggi che le banche non pagano IVA, non pagano tasse, lo sapevate? Mentre tutti i cittadini pagano le tasse. Allora, che cosa succede? Succede che come ci mettono le mani, ci si bruciano le mani. Allora, il signor Nerone, che cosa evoca in voi? La figura dell'imperatore figlio di puttana che ammazzava i cristiani nel Colosseo, ma sbranati dai leoni, no? Ma perché questa nomina? Perché questa nomea, anzi meglio, perché questa immagine? Perché nel corso dei decenni ci hanno sempre instillato continuamente in ogni manifestazione in cui veniva nominato Nerone che aveva questa figura del delinquente, debosciato, corrotto, no? Lascivo, no? Osceno, no? Che c'era le mare, amanti, la madre, Agrippina, no? E invece no, questo signore era un grande letterato, una persona di grande cultura e soprattutto anche un grande statista. Tant'è che ha fatto la riforma e immediatamente l'hanno ammazzato, come al solito. Come hanno ammazzato Kennedy, come hanno ammazzato Moro, come hanno ammazzato Lincoln, eccetera, eccetera. Ma qui di imperatori ammazzati ce ne sono vari. Uno fra gli altri è Aureliano, Aureliano II, Giuliano II, chiedo scusa, Giuliano II, l'apostata. Anche qui, perché chiamare l'apostata? Perché questo signore aveva avuto la pretesa, essendo un neoplatonista convinto, anche gnostico, fra l'altro probabilmente, non è certo, ma insomma era uno veramente con una grande preparazione culturale, avendo studiato con dei grandi filosofi, avendo avuto un'educazione di primaria importanza presso i più grandi filosofi del suo tempo, e fra le altre cose aveva studiato anche di economia, e era quello che stava cercando di rimettere in sesto l'impero, ma l'impero già nel 362, 361, 63 era già in mano ai banchieri. E quindi la figura dell'imperatore era solo una figura posticcia, un po' come il Presidente della Repubblica oggi, lo vedete voi, che è una persona squallida, per non dire altro. Vabbè, ma Giuliano non era squallido. No, Giuliano era una persona... L'avevo dovuto assassinare. Ma certo, è proprio questo. Cioè, uno come lui, con una forza di carattere e di pensiero come Giuliano II, non lo convincevi, non lo torcevi, né lo minacciavi. Non era gestibile, l'unica cosa, come Moro che era un grande uomo, non l'hanno potuto manipolare e quindi l'hanno ucciso. Ecco perché qui continuamente parliamo di queste riforme. Guarda, una delle tante più importanti è stata fatta dai più grandi imperatori, ovviamente, perché le mezze calzette non potevano permettersi, perché uno che fosse anche Giuliano II era a rischio di essere ammazzato e poi sputtanato a vita, la damnatio memoriae, no? di Attilio, di Scipione l'Africano. Non entriamo troppo nel dettaglio perché sennò. Comunque, il discorso è che ogni volta che ci hanno provato, qui vedete i picchi, questi picchi sono tentativi di riforma dello Stato oltre che monetaria, perché chi controlla la moneta controlla lo Stato. E nel caso qui controllava l'impero. Allora, non entriamo troppo ancora nel dettaglio, perché sennò ci stiamo ancora altre 4-5 ore, abbiamo tempo ma non così tanto. Uno che fece una riforma che poi ha avuto un seguito, perché erano cambiati i tempi, c'erano stati veramente dei genocidi prima, per cui gli avversari politici erano stati eliminati tutti, insomma non è il caso di andarlo a vedere, però qui noi abbiamo come punto di riferimento di una grande riforma monetaria che è stata fatta sotto Carlo Magno. Carlo Magno instaurò di nuovo la libra d'argento, quella pesante, non quella romana, quella da 410 grammi, da cui si ricavavano 240 denari.
E poi quindi tutta una serie di sottomonete, sotto unità di misura, che poi sono rimaste nei secoli, traviate, corrotte, pervertite in ogni modo, ma comunque sono rimaste per secoli. Insomma, questo per dire che la situazione attuale del controllo dello Stato da parte delle banche non è una situazione momentanea, una diciamo, banalità storica, diciamo, un evento eccezionale. È la norma, cioè nel corso di 2 millenni, ma potremmo anche andare anche fino a 3 millenni e mezzo, il potere economico è sempre stato diciamo, gestito dal potere religioso. Non lo dico a caso, e quindi nel libro trovate diciamo, tutte le varie evoluzioni che nel corso dei secoli hanno avuto la diciamo, manipolazione, la gestione del denaro da parte delle classi religiose. Appunto, dicevo prima, il nostro caro Giuliano II, la riforma che voleva fare, che diciamo, storicamente si chiama la riforma del clero, in realtà era una riforma che voleva sottrarre al clero la gestione del denaro. Poi come si gestiva il clero, sai quanto gliene fregava a lui. Quello che era importante era questo discorso di togliere l'osso di bocca al cane grosso, e cioè la gestione del denaro. Beh, insomma, questa storia è andata avanti fino ad oggi. Ma poi, in aggiunta a queste cose qua, ogni tanto, siccome i padroni del denaro non era mai uno solo, no? Anche in epoca neroniana o ottaviana o altro, i banchieri a Roma privati, allora, fino a pochi anni prima, fino a che c'era, diciamo, ufficialmente la Repubblica, ancora gli strozzini non potevano esercitare, diciamo, alla luce del sole. Per cui chi proveniva da località dove lo strozzinaggio era, diciamo, ormai endogeno, diciamo, si astenevano dal venire a rompere scatole a Roma. Però poi con l'avvento dell'impero le cose sono cambiate, e da allora hanno cominciato questa processione di immigrazione clandestina, come allora, come adesso, immigrazione clandestina, portando i loro problemi arrivavano a Roma. E questi problemi erano che questi signori controllavano l'emissione monetaria. Piano piano hanno assaltato dall'interno, esattamente come adesso, hanno assaltato i gangli vitali dello Stato, della Repubblica, allora dell'impero. Qui noi oggi abbiamo, cioè, è un parallelo assolutamente confacente, non è casuale, è tutto esattamente programmato e predeterminato da millenni di esperienze analoghe. E quindi allora prestavano i soldi all'imperatore, e quindi poi gradualmente l'imperatore diventava schiavo di questi prestatori di ultima istanza, esattamente come noi oggi siamo schiavi dei prestatori di ultima istanza, che sono le solite 20 banche che comprano il debito dello Stato e da lì poi fanno le cose che magari esaminiamo dopo. E allora, la cosa importante di tutto questo è da dire è che all'interno di questi picchi che noi vediamo c'era tutto un lavorio di, diciamo, medialità, no? di tempo intermedio, e in quel tempo intermedio si facevano alcune cose. Che cosa facevano? Esattamente come adesso i titoli tossici. Perché? Perché allora non c'erano i titoli tossici, ma c'era la depauperazione del tasso di purezza dell'oro o dell'argento nel monete. Perché quando noi scopriamo che regolarmente la moneta veniva depauperata del tasso percentuale di oro, è chiaro che quella era un'inflazione galoppante immediata nel momento dell'emissione monetaria. E quindi in queste fasi poi arrivavano ai minimi, dopodiché si incominciava a risalire verso l'apice. In questa fase veniva la lotta fra i vari banchieri, e cioè quello che adesso sta succedendo, in cui abbiamo 4 cordate, che sono 3, 4, 5, si associano e si dissociano in continuazione, di, diciamo, grandi gruppi monetari finanziari internazionali che si cercano di comprare l'uno con l'altro, o di prendere la
maggioranza delle azioni. Noi siamo arrivati oggi ad avere circa, una cifra, una stima, non è ovviamente un calcolo possibile, di circa 1 milione di miliardi di valore di monete complessive, ma in particolare dollaro, che servono per comprare titoli tossici, emessi già per comprare titoli tossici. Quindi il discorso è di una gravità assoluta. Tenete presente che il prodotto interno lordo mondiale, quindi tutti i paesi OCSE e tutti quelli del Fondo Monetario Internazionale, raggiungono circa i 60-70 mila miliardi l'anno di fatturato di prodotto interno lordo. Quindi significa che c'è circa 20 volte il debito che le nazioni producono durante l'anno. Cioè, fra l'altro non si sa neppure di chi sia questo debito, apparentemente, ma in realtà si sa, poi ci arriviamo. Allora, la cosa importante da dire quindi è che c'è questa fase di ruberia continua, diciamo, del tasso percentuale della moneta, che oggi è fatto in una maniera diversa, che poi vediamo successivamente. Dall'altra abbiamo come altro secondo fattore scatenante dell'impoverimento della banconota o della moneta aurea, non cambia niente, il fatto che c'è questa crisi periodica, cinquantennale, centenaria o quant'altro, a secondo, nei vari periodi storici, a secondo della, diciamo, valenza dell'economia del paese che si esamina o della regione, della macro regione che si esamina, anche diciamo, crisi di crolli di borsa, chiamiamole così fra virgolette, anche di periodi più lunghi, però ecco, quello che è importante è che inframmezzato, insomma, questa erosione continua del valore questo valore, allora, va detto una cosa, quando si misura il valore del lavoro prodotto dall'individuo con una banconota o una moneta aurea dove non c'è più oro dentro quella moneta, io vuol dire che sto rubando il lavoro a quel signore, a quello che ha prodotto quel lavoro, perché gli sto dando un pezzo di carta che non vale nulla. Non so se è chiaro il concetto. Allora, la cosa, diciamo, all'interno di questo contesto, quindi, ci sono queste, diciamo, periodiche, situazioni di crisi sistemica, per cui all'interno di questo regime i vari operatori che, diciamo, controllano il mercato della moneta o della banconota o comunque della finanza in tempi più moderni, hanno, diciamo, questa formula aggressivissima fra di loro di tentativo di assorbimento, di accaparramento, di soggiogamento. La cosa si chiama appunto crisi sistemica o crollo di borsa. Questo è avvenuto nel periodo storico a partire dal 1200. In particolare possiamo fare riferimento alla crisi del 1240-1245 cioè 1340-1345 che coinvolge Edoardo III di Inghilterra, Edoardo II e Edoardo III. Cioè, che cosa succede? Succede che le banche fiorentine, che controllavano allora il mercato e prestavano i soldi ai nascenti regni europei, facevano delle cose molto sporche. In particolare c'erano questi Bardi e Peruzzi, che forse a pochi dicono qualcosa questi nomi, ma sono state fra le banche più importanti al mondo in quegli anni. Che cosa facevano? Facevano quello esattamente che stanno facendo le 20 banche di ultima istanza che comprano i titoli di Stato. Cioè, che cosa comprare? Cioè, allora, poi con Giorgio stiamo redigendo diciamo a quattro mani un libro che parlerà della cointeressenza fra papato, a partire appunto da questi anni, manifestatamente a partire dal 1450 circa, fino ad oggi,
e con diciamo intrallarsi più o meno apparenti con le banche usurarie ebraiche. Ma quello è un altro discorso, lo affrontiamo magari alla fine. Allora, la cosa incredibile è che questi Bardi e Peruzzi praticamente avevano talmente tanto diciamo soggiogato Edoardo III che siccome dovevano di fronte all'opinione pubblica e al Papa, che in quest'epoca ancora diciamo qualche Papa serio ancora diciamo c'era, molto di rado, però qualcuno c'era, e dovevano quindi mantenere diciamo una distanza assoluta dall'interesse, perché chi prestava denaro all'interesse era scomunicato, e allora scomunica significava anche morte, condanna a morte. E quindi i banchieri che cosa facevano? Non prestavano all'interesse, ma prestavano dietro concessione, cioè andavano dal re d'Inghilterra, ad esempio Edoardo III, gli dicevano: allora, se tu vuoi i soldi per fare la guerra con i francesi, ci dai la concessione del controllo del monopolio del commercio della lana e dell'esazione delle tasse. No? Quelli di Robin Hood, i film di Robin Hood, ce l'avevano con questi qua, con i Bardi Peruzzi, no? No, non con Giovanni Senza Terra. Che punto era Senza Terra? Allora, la cosa incredibile è che quindi un re, che uno pensa il re, no, c'ha le armate, c'ha i militari, c'ha il controllo del potere assolutistico che c'era all'epoca, nel 1340, in realtà non valeva niente perché era succube e soggiogato dal ricatto di questi infami. Non entro troppo nel dettaglio, ma insomma si capisce bene. E allora, però, anche i signori banchieri, e qui entriamo nel gioco pesante, come dicevo, di tanto in tanto, ogni 80 anni, 50 anni, 100 anni, c'erano queste crisi fra di loro, e allora questi Bardi e Peruzzi vengono incastrati dai banchieri veneziani. Perché? Insomma, la cosa è un po' complicata, forse non è neanche giusto che la dica qui, perché altrimenti prendo troppo tempo, però insomma va detto che loro prestavano i soldi, Bardi Peruzzi e altri analoghi come loro prestavano i soldi alle monarchie nascenti europee. Invece i veneziani, gli usurai veneziani che controllavano la Repubblica, perché anche lì erano già tutti controllati, che cosa facevano? Controllavano il monopolio dell'oro e dell'argento con cui si coniavano le banconote, le monete, perché le banconote ancora non erano state inventate. C'erano le note di cambio, le note di banco, ma vabbè, quella era una cosa un po' diversa. Quindi che cosa facevano? Andavano dai... Aspetta, che questo è troppo bello. Ascolta anche me. Allora, incredibilmente, nonostante quello che noi sappiamo, poco sappiamo di questa cosa noi intendo dire europei dell'epoca attuale, no? C'era un rapporto costante, non solo commerciale, ma finanziario, con i mongoli di Gengis Khan, con i mongoli. C'erano dei porti ben precisi nel Mar Nero e in Siria e in Egitto, dove arrivavano le carovane e anche proprio i rappresentanti del Gran Khan. Quindi questo per dire, insomma, e che cosa aveva fatto? Sentite che cosa incredibile ha fatto Venezia, bisogna dire che sono stati veramente grandi. Andavano dall'imperatore d'Oriente, che anche lui era succube, non vi so dire per quale motivo, come, ma voi sapete tutti che i veneziani e i genovesi avevano i fondaci in tutti i porti commerciali dell'impero ottomano, dell'impero d'Oriente, no? Cosa risaputa, ma non sapete perché ce l'avevano. E lì facevano, dettavano legge loro, i genovesi, soprattutto i veneziani, ma anche i genovesi, dettavano legge all'imperatore d'Oriente, ma ancora più incredibile, dettavano legge al Gran Khan. Perché? Perché controllavano, avevano fatto in modo complessissimo, non entro nel dettaglio perché è veramente geniale, avevano fatto in modo che siccome in Oriente
l'apprezzamento dei metalli diciamo pregiati era più verso l'argento e l'avevano condizionato ancora di più i veneziani. Praticamente usavano come moneta e anche per i monili prevalentemente metallo d'argento. Viceversa, in Europa i bardi per esempio avevano i fiorini e c'erano il fiorino d'oro, no? Che pesava solo 5 grammi, 6 grammi, 4 grammi, ma era d'oro. E in Europa ancora adesso la moneta più di valore è d'oro, non è d'argento. Invece loro in Estremo Oriente e anche in Medio e Vicino Oriente avevano questa capacità, per cui praticamente compravano l'argento dai tedeschi, dalle miniere tedesche e riportavano portavano queste, parliamo di 100 tonnellate all'anno d'oro e circa 1000 d'argento, non qualche cosa, di cose anche al momento attuale, di dimensioni epocali. La Repubblica di Venezia faceva delle caravane di navi, che adesso non mi ricordo più come si chiamano, scortate dalle galee proprio veneziane con militari a bordo, 30-40 galee e poi le navi commerciali, e andavano a portare due volte l'anno l'argento verso i porti dell'Estremo Oriente o del Medio Oriente e viceversa due volte l'anno portavano l'argento l'oro in Europa. Quindi questo per dire che avevano e quindi a un certo punto che cosa hanno fatto? Per comprarsi la clientela dei bardi e dei peruzzi, i veneziani che hanno fatto? Semplicemente hanno fatto crollare in borsa l'oro, che da 9 volte l'argento, cioè valeva 9 volte l'argento, l'hanno fatto andare alla pari dell'argento. Quindi è vero che la crisi dei bardi e dei peruzzi è partita dall'insolvenza di Edoardo III, ma è anche vero, il che però non è vero neanche per la massima aveva pagato Edoardo III, ma diciamo pure che sia in parte vero, il grosso del tracollo delle banche fiorentine è stato dovuto al fatto che Venezia ha ridotto la valutazione dell'oro alla pari dell'argento, cioè da 9 volte il valore dell'argento, quindi hanno perso 9 volte il loro capitale, e quindi quando andavano a trattare in borsa con l'argento erano perdenti. Nel giro di pochi anni, in 5 anni sono fallite. Quindi ecco, questo per dire, e questo è successo molte volte. Qui ecco, per esempio basta ricordare il crollo della borsa dei tulipani, famosissima, oppure il crollo della borsa valore di Vienna nel 1873, la grande depressione di fin de siècle, non so se qualcuno se la ricorderà, no? Poi quella del 29, cioè tutte strumentali e intenzionalmente volute dalla grande finanza internazionale per diciamo fagocitare quelle meno potenti che più difficilmente potevano reggere l'assalto e diciamo la botta di questo crollo. Ecco, questo per dire che quindi c'è in corso una guerra sottaciuta eterna, non solo attuale ma eterna, esiste da 2000 anni, fra quelli che controllano davvero gli stati, quelli che controllano davvero la politica. Quindi non esiste, cioè le guerre, cioè tutto quello che è successo negli ultimi 2500-3000 anni e in qualunque nazione, salvo quelle periferiche tipo, che ne so, le Maldive, che vi devo dire, il Borneo, no? Però anche loro soggiacciono al diktat della grande finanza internazionale, perché se vogliono sopravvivere devono buttare via le foreste e fare la coltivazione intensiva della caucciù, no? Dell'albero del caucciù. Quindi questo per dire che tutti quanti soggiacciamo a queste regole. Quindi questa cosiddetta emancipazione dei popoli, le cosiddette rivoluzioni, le cosiddette guerre di liberazione sono tutte emerite cazzate. Cazzate dovute alla necessità da parte dello schiavista di avere uno schiavo che è convinto di essere libero, perché così lo manipola molto meglio, perché una cosa è trovare uno recalcitrante e una cosa è trovare qualcuno che è consenziente, no? Come una ragazza consenziente è più contenta, è più soddisfatta, è più gentile e così via. Ecco, quindi questo per dire
che c'è in atto oggi più che mai in questa fase una, diciamo, picco di questo genere di conflitto, che si innesta poi in una particolare situazione demografica esplosiva, perché noi abbiamo oggi il problema della sovrappopolazione in molte aree in giro per il mondo, e che creano poi attraverso flussi migratori indiscriminati tutta una serie di problematiche, sia per quello che riguarda il loro paese di provenienza, che si depauperano di forza lavoro, di intelligenza, di conoscenze, eccetera, e viceversa dei paesi ospitanti, che si crea, dove si crea tutta, diciamo, l'inverso di quanto detto, e quindi con tutte le difficoltà di accoglimento, di inserimento, di, diciamo, coabitazione di differentissime inconciliabili a volte modalità di pensiero e modalità di diciamo, modus vivendi. Ecco, ripasso la parola all'amico Giorgio, che sicuramente ha altro da aggiungere. Allora, io darei la parola invece al professore Caracciolo, se ha qualcosa da dire in merito. Posso provare a aggiungere ancora qualche concetto, poi credo che avrò esaurito i miei argomenti. Parlo a braccio e seguo alcuni pensieri. Intanto vorrei un po', il linguaggio è per sua natura sempre qualcosa di imperfetto, e quindi quando uno dice una cosa c'è sempre il rischio dell'equivoco. Su quello che ho detto, quando dico l'economia non è una scienza, eccetera, ma che non è che però voglio fare un elogio dell'ignoranza o del fatto che non ci si debba mettere nell'atteggiamento di cercare di comprendere quelli che sono i fatti economici di cui stiamo soffrendo. Vorrei citare un aneddoto. Pochi mesi, nello stesso periodo in cui era scoppiata nel 2008 la crisi, quella delle banche, eccetera, la mia università, la Sapienza, tenne un ciclo di un seminario, direi di molto molto di alto livello, perché erano i nostri, diciamo, migliori docenti di economia di tutta la Sapienza, ma anche non della Sapienza, che tenevano dei corsi per cercare di spiegare questo evento qui ad altri docenti della Sapienza, non a studenti. A me dispiace di essere andato soltanto a uno o due di questi seminari e non sono riuscito a seguire tutto quanto il ciclo. Tra i nomi dei docenti ricordo Luigi Spaventa, poi ce n'erano anche altri che a me non ero. Luigi Spaventa mi era noto da studente, insomma, e altri. Cioè, di quella giornata ricordo un piccolo episodio che in qualche maniera conferma quello che io dico, diciamo, che l'economia non è. Cioè, dovremmo poi stare qui a discutere, non la finiremmo mai, di che cosa si deve intendere per scienza. Io questo aspetto, per carità, non lo tratto, però mi colpì molto allora nel tentativo di spiegare quello che stava succedendo, come alcuni di questi relatori dissero che loro stessi non riuscivano a comprendere, a spiegare il fenomeno che stava lì scoppiando davanti alle loro mani, ai loro occhi. Dice: caspita, se non riuscite a spiegarlo voi, allora vuol dire che questa scienza qui vi serve. Ho riferito altre volte questo episodio, però siccome ci sono quelli che credono che l'economia sia proprio una scienza esatta, perfetta, compiuta, e loro sanno tutte quanto, no? Queste qui, vuol dire che quelli non erano economisti. Vabbè, insomma, erano quelli che avevano fama più di tutti di esserlo e facevano professione. Certamente io non sono economista, non mi dichiaro economista, non faccio professione di economista. Ripeto quello che ho detto, non vuole essere assolutamente una svalutazione
del mestiere di chi fa questo mestiere. Io stesso ho trovato qualche giorno fa in libreria un libro di piacevole e facile lettura sulla Federal Reserve, un libretto, non ricordo l'autore, ma facile da leggere, lo sto leggendo, quindi questo per rettificare un po' la datata del mio precedente intervento. Di nuovo vorrei esporre un altro concetto che non è per niente originale, però non mi piace adesso di citare amici, insomma, che sostengono queste cose, credo che tutti quanti poi... Che cos'è la ricchezza, no? Hai fatto vedere sta cosa, che uno pensa che sia dei pezzi di carta, eccetera. Ma quando ci sono delle persone che noi qui abbiamo davanti, io che ho delle scarpe, cioè, le scarpe è una cosa importante, io non lo saprei fare con queste scarpe. Cioè, quando in una società ci sono delle competenze che riescono a produrre tutti quei beni di cui noi abbiamo bisogno, no? Ci sono le competenze, anche molto elevate, e queste qui non lavorano. No. E allora ecco qui, lo spreco di ricchezza è questo, no? Il fatto di non poter produrre quei beni, tutti i beni, dalla casa, gli alimenti, e non produrre e vivere tutti quanti nella sofferenza e nell'indigenza. E allora come si esce fuori da questa? Io non saprei dire come si mettono in moto questi meccanismi. Nei manuali di politica economica ci dice che ci sono gli strumenti, uno di questi strumenti è la politica monetaria, poi c'è la politica fiscale, eccetera. I manuali parlano di strumenti di cui il potere politico, il governante si può servire per stimolare l'economia, per rimettere in funzione qui forse la cosa che manca più di tutti è la sovranità, economia, e vuol dire l'etimologia, governo della casa. Naturale. E noi ormai qui la sovranità, vedete quante volte l'Europa ci chiede, l'Europa ci dice, non so, l'approvazione, come se noi qui non stessimo assolutamente a contare niente, c'è questa dipendenza dall'esterno, totale, assoluta, è una delle nostre governanti, e poi che è stata a fare? 5 minuti sono finiti. Che è successo? No, io mi avvio, sono breve, solo che qui ho perso il filo, qui è la conclusione. Ecco, i mercati ci dicono sempre, no? Che succede? Che succede? Problemi di regia, vabbè, se non si registra meglio, perché mi piace parlare così tra amici e non finire, non mi piace finire su YouTube dove ci sono sempre lì nemici in agguato. Io lo so, e volevo dice i mercati, no? Perché non sono gli uomini che mettono in a lavoro altri uomini, ma noi dobbiamo aspettare l'input dal mercato. Io delle mie lezioni universitarie come studente, non faccio il nome del personaggio che è molto noto, per carità, perché fare le citazioni a volte può essere pericoloso, però ricordo che aveva fatto una bella lezione magistrale sul funzionamento dello schema della concorrenza perfetta, no? Per cui se le scarpe, no? L'amico che sta davanti, ammettendo che li sapesse produrre, non le produce a un prezzo che è concorrenziale, e allora smette di produrre delle scarpe perché le produce a un prezzo migliore, più concorrenziale, uno che sta in Cina, no? Uno che sta in Cina, quindi lui non produce, smette di produrre scarpe, si compra le scarpe dall'altro, magari saprà produrre qualche cosa che riesce a produrre a un prezzo inferiore del cinese, no? E allora così si ricrea l'equilibrio, no? L'allocazione ottimale delle risorse e dei mezzi di produzione, si dice. A me questo schema non convinceva già allora, e se qualche volta mi capita di incontrare a distanza di parecchi anni il mio professore di allora, l'obiezione che non gli fece allora, che gliela potevo fare allora, ma il problema è che in questi momenti di adattamento l'uomo
che è una creatura un po' sensibile, non è che possa stare sott'acqua più di 5 minuti. Esattamente. Anche meno, anche molto meno. Questi adattamenti significa poi la distruzione della risorsa uomo. E qui mi viene in mente un'analogia che mi terrorizza. Avete visto, sicuramente tutti abbiamo visto, quante volte delle frutta, del ben di Dio, viene distrutto soltanto per mantenere dei prezzi esattamente. E allora ecco, l'analogia è che purtroppo in un'economia regolata dal mercato finisce che poi gli uomini fanno la stessa fine, la stessa fine delle cose, perché vengono considerate alla stregua di arance, uova, latte, oggetti. Che deve essere oggetti. E allora come se ne esce fuori? Io anche qui non voglio citare nessun movimento politico, perché per carità, quello non stiamo a fare propaganda. Però quando si dice che noi non dobbiamo più pensare all'interno di una società ovviamente solidale, si dice diritto al lavoro, non si dice la Costituzione, diritto al lavoro, no, parliamo di diritto al reddito, cioè nel senso che io sto in una società e io devo essere sicuro che a un certo punto non mi viene, non devo morire di fame, insomma, no? In una società ricca, per arricchire gli altri, immensi, no, non è ammissibile. Sei in mezzo a un se ho delle competenze, e prima o poi queste competenze, se ci sono fasi di regolamento del mercato, io intanto so che se per queste, diciamo, per il modo di funzionare dell'economia, gli equilibri, le cose, resto senza lavoro, non per questo esco fuori dalla società, non per questo smetto di essere cittadino di uno Stato solidale. E allora qui se passa dal diritto al lavoro al diritto al reddito. Poi i politici, che devono saper fare il loro mestiere, che devono saper governare, e lì si vedrà poi tutta la loro abilità a rimettere gli uomini al lavoro. Certo. Siamo in grado di fare questo, lo vogliamo fare. Chi lo vuole fare? Sì, questi non lo fanno. Basta volere. Questi non lo fanno. Io volevo leggere questa cosa. Non credo di avere altro da aggiungere per questa sera. Allora, e ringrazio naturalmente quelli che mi hanno prestato. Hai perfettamente ragione. Vorrei approfittare degli spunti che mi ha dato adesso il professor Caracciolo per arrivare al tema, diciamo, focale di tutto questo incontro. E cioè, il libro è la presentazione, appunto questa è la presentazione del libro, ma il libro a sua volta è la presentazione dell'arma letale. E cioè, alla fine di tutta la disquisizione dell'analisi che il libro porta avanti, fra cui anche le domande che poneva appunto adesso il professore, arriva a una possibile soluzione, non ovviamente alla soluzione assoluta, ma a una delle possibili soluzioni che porterebbe a uno schema mentale, logico e anche sociale completamente avulso dagli aggiogamenti che sono stati fatti nel corso di questi millenni che dicevamo prima. Allora, la cambiale sociale, che è l'arma letale appunto in oggetto, non è come qualunque tipo di oggetto, non solo la rappresentazione concreta, diciamo proprio solida, ma è anche la rappresentazione dello studio che c'è stato dietro per realizzarla, come tutte le cose, no? E essendo uno strumento che racchiude in sé anche diciamo una media comunicazione, quindi come abbiamo visto qui c'è il mattone di coriandoli, ma in realtà questo una volta rappresentava un valore, pure se è un valore fittizio, però rappresentava un qualcosa che era ricchezza. E oggi vale forse 50 centesimi, forse neanche meno. Bisogna vedere, perché come ho detto prima, se hai a che fare con un gonzo che te crede, che questo equivale alla... Non facciamo l'idea. No, questo equivale a qualsiasi altro... Fammi seguire. No, non interrompermi, fammi seguire. Allora,
Quindi questo che appunto cominciavo a dire è quindi l'analisi dello strumento che noi possiamo mettere a disposizione. E bisogna prima però dello strumento parlare dello scenario generale, e cioè bisogna ricordare a tutti che in tutte le università che studiano legge o comunque diciamo poi seguono corsi di legge ci fanno studiare che i poteri dello Stato sono tre: legislativo, esecutivo, giudiziario. Non è vero, manca quello più importante. Il potere più importante di tutti è quello monetario, come dicevamo prima. Quindi come mai non ce lo fanno sapere? Già questa è una domanda, no? Che dovrebbe essere la prima da porsi. Come mai il potere democratico, non democratico, il potere dello Stato ci nasconde che lui gestisce o dovrebbe gestire questo altro potere? Poi l'altra cosa da mettere in chiaro è che il potere monetario non può essere gestito se non da chi lo detiene, e cioè chi è che lo detiene? Lo detiene il cittadino, perché tutti i poteri sono per nascita del cittadino, che poi il cittadino li deleghi alle istituzioni che lo rappresentano pro tempore, questo è un altro discorso. Ma la cosa importante è quindi che il potere monetario è in capo ai cittadini. Quindi la sovranità del cittadino è il riconoscimento del valore economico e l'emissione di divisa che rappresenta la quantità di detto riconosciuto valore. Perché se ognuno di noi ha un valore come individuo, non come oggetto, ma come capacità di produrre ricchezza e conoscenza e lavoro in senso fisico, forza per spazio, no? Quindi in quel caso lì quindi rappresenta il valore stesso, lui cittadino rappresenta il valore stesso. L'emissione del denaro, individuale del denaro da parte di ciascun cittadino come massima forma di democrazia orizzontale, quindi, no? Ma ancora di più il denaro o la banconota o la moneta, chiamatela come volete, pure se hanno delle definizioni tecniche un po' diverse, ma più o meno hanno la stessa valenza, è primariamente una funzione sociale. Cioè l'emissione del denaro, la gestione del denaro, il controllo del denaro è una funzione sociale con due principali aspetti e caratteristiche: è di tutti il denaro come uso individuale e sociale, ma è di possesso soltanto ed esclusivamente collettivo, in quanto il singolo non deve accumulare più valore dell'altro se non nel momento della prestazione del suo, della sua missione, della sua opera, della sua professione, capito? Cioè